Alla Vittoria Alfieri si conclude un percorso che porta 500 piccoli studenti sulla spiaggia. Il percorso è di motoria e quindi stanno facendo dei giochi di squadra, dei giochi anche di competizione, dei giochi sulla spiaggia per integrare scuola e territorio, per far sì che l'educazione motoria sia qualcosa di importante, perché non serve soltanto educare lo spirito e la mente ma anche il corpo. Ed è importante anche che siano tutti insieme, noi abbiamo alunni dell'infanzia, della primaria, della secondaria, affinché capiscano che questa è una grande comunità dove si sta bene insieme, dove si può anche giocare e imparare giocando. Vivere i luoghi dell'apprendimento significa evitare un domani i non luoghi del non si sa che cosa, insomma. Quindi credo che sia la cosa più importante quello di far capire loro che a scuola non si va perché obbligati e perché si deve studiare sui libri, ma si va per apprendere vivendo. Questi bambini e ragazzi hanno vissuto almeno 2 anni, se non 3, perché anche quest'ultimo anno non è che è stato proprio all'insegna del. E per alcuni sono stati proprio i primi 2 anni in una comunità scolastica che non avevano vissuto e non avevano compreso, non sapevano cosa fosse, e ora se ne stanno appropriando e li vedo veramente divertirsi. Francamente sono molto contenta di quello che vedo. Anche il tempo oggi ci sta aiutando, una settimana fa abbiamo dovuto rimandare tutto, non erano proprio le condizioni, non erano adatte, però anche questo fa bene, perché i ragazzi hanno capito che per raggiungere dei risultati a volte bisogna anche attendere.